Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video che mostra il funzionamento di una macchina superlativa, veramente un prodotto di punta, top di gamma. Parliamo di Panasonic, quindi parliamo dell'azienda che ha innovato all'era della scoperta di questa tecnologia più di tutte le altre. I primi videoregistratori ce li ricordiamo, National, Panasonic, erano rudimentali, ma erano comunque all'epoca un prodotto d'avanguardia. Ancora oggi Panasonic è leader in questo settore e parlando di questo aggeggio che ho davanti è veramente una cosa spettacolare. Non solo per l'estetica, che chiaramente già di sé è un vero oggetto d'arredamento, ma intanto lo accendiamo, ma perché la prestazione di questo combinato è sopra le righe. Parliamo di una macchina che ha all'interno una elettronica molto 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 miniaturizzata, quindi un prodotto recente che ha sia il decoder digitale terrestre, sia l'uscita HDMI piuttosto che due prese SCART in uscita. Come vedete dalla serigrafia presente sopra, la macchina fa praticamente tutto quello che si può fare. Intanto si è accesa e ha, diciamo, la schermata di benvenuto. Tramite lo sportellino davanti abbiamo l'accesso alla presa USB e a tutti i tastini di controllo, che sono ridotti alle funzioni principali perché poi tutto il resto si fa con il telecomando. Dotazione originale completa. Libretto istruzioni, telecomando, bellissimo. Se premete un tasto per il DVD si illumina il DVD, se premete VHS si illumina VHS, è veramente... Cioè, quest'azienda fa veramente le cose come si devono fare. Tutta la cavetteria è ancora sigillata, mai stata utilizzata. È un prodotto mio personale, quindi essendo un tecnico di laboratorio l'ho usato sempre con molta attenzione, ma vi dico la verità, solo per copie avrò fatto forse una decina di trasferimenti da VHS a DVD, perché proprio per i video di famiglia non l'ho mai voluto vendere, perché è una macchina a cui sono molto molto legato, ma sinceramente preferisco che si goda l'attenzione che merita a casa di qualcuno piuttosto che stare stipata in una teca di vetro qui da me. E allora iniziamo. Come funziona? Abbiamo il display molto grande, come vedete qui davanti. Adesso siamo su VHS, ce ne andiamo su DVD. Apriamo lo sportellino, selezioniamo il drive. Apriamo il carrellino. Già guardate il carrellino che cos'è. Tutto bordato con le guide a rilievo, lucido, perfetto, non ha un granello di polvere. Ci mettiamo all'interno un DVD vuoto. In realtà c'è già un filmato che ho fatto per prova io prima di fare poi la prova definitiva insieme a voi. Aspettiamo che la macchina legga il disco. Si può sentire il tipico rumore del drive che si sta preparando. Masterizzatore Panasonic, meccanica del videoregistratore Panasonic, driver video, CPU, tutto Panasonic. Non c'è niente che non è Panasonic all'interno di questa macchina. Quindi è veramente ottimo anche per la certezza della genuinità del prodotto. Nell'inserzione c'è anche la foto della macchina senza il coperchio sopra, per farvi vedere in che stato è all'interno il videoregistratore. Inseriamo anche una cassetta che può essere la vostra videocassetta da copiare. Vedete, la riconosce subito su VHS, già in play. Guardate la qualità della riproduzione. Io stento a credere, questo nastro ha circa 20 anni, forse anche 22-23. Nitido come un DVD, non ci sono sbavature di nessun tipo. Una cassetta che io poi uso spesso per prova ed è, cioè, credetemi, dal vivo è una cosa allucinante. Ora premiamo stop, andando su copia, quindi la freccetta ci consente di utilizzare due versi. Verso VHS registriamo da DVD a VHS, verso DVD facciamo il contrario. Lo facciamo. La macchina si prepara e ci dice: è selezionata la modalità SP, che è la modalità standard. Tenendo premuto il pulsante per 3 secondi, come vedete qui,
si prepara, praticamente lo cominciamo, quindi lo rifacciamo perché era scaduto il tempo. Perfetto. 1, 2, 3. Ecco qua. Se premiamo play, inizia solo la copia. Quindi premiamo play. La copia sta per iniziare, come vedete lampeggia start, partirà il nastro e ci darà l'inizio della registrazione. Eccoci qui. Si illumina sul display la scritta copy, il disco sta scrivendo e vediamo intanto l'anteprima del brano che stiamo registrando. Si è anche illuminata la scritta copying. Non so se riuscite a vederla, ve la ingrandisco un po'. Ecco qui, dove vedete che la registrazione è in corso. Allora, vi mostro anche il coperchio perché chiaramente, essendo nel proprietario, l'ho tenuto, io li riparo per vivere questi aggeggi. Guardate il coperchio superiore, cioè veramente la macchina è nuova, 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 nuova. Ora utilizzeremo anche il telecomando, così vi faccio vedere che funziona perfettamente. Tra l'altro, questo telecomando non è spesso insieme a questo videoregistratore, ma normalmente viene, diciamo, prodotto con un altro telecomando. Stranamente, in questa scatola c'era questo telecomando qui, che è fantastico proprio perché ha i tasti retroilluminati. Ok, allora stoppiamo la copia. Anzi, lo facciamo col telecomando, così lo utilizziamo. Stop, ecco qua. Ah no, sto su VHS per quello, non me lo prende. Perfetto. Scrittura informazioni disco. Questo significa che stiamo incidendo sul disco diciamo, i margini per poi far riconoscere il brano insieme agli altri che già ci sono. Copia interrotta, abbiamo fatto. Ora aspettiamo che si tolga questa schermata, ma io penso che già possiamo togliere il nastro tranquillamente. Andiamo su VHS. Dobbiamo attendere che finisca di fare la copia. Ci chiede di premere OK, lo facciamo, ecco fatto. E la copia è terminata. A questo punto premiamo il tasto di espulsione cassetta. La cassetta non c'è più e con il DVD andiamo in play e ci andiamo a rivedere il brano che abbiamo registrato. Guardate anche qui la qualità, praticamente ancora meglio di quella che era quella del VHS prima. Diciamo che questo è un prodotto per chi cerca l'eccellenza, per chi ha bisogno di avere tutto il meglio del settore concentrata in una macchina sola. Potete memorizzare i canali e registrare da DVD o da VHS direttamente dalla televisione, passando per il digitale terrestre interno. Per chi ha, diciamo, televisori a schermo piatto che non hanno l'ingresso presa scarta, nessun problema perché abbiamo l'uscita in digitale. Veramente di più non si può ottenere da una macchina fatta per questo scopo, quindi ve lo consiglio. Il prezzo è chiaramente al limite, ma per chi se lo può permettere, veramente è l'acquisto perfetto. Tiriamo fuori il DVD, ci dice se premi open close lo lasci così, se premi rec lo finalizzi. Noi non lo vogliamo finalizzare per ora, lo tiriamo solo fuori. Spero sinceramente che non lo compriate perché vorrei tenerlo, ma a voi la scelta. Grazie per la visione, a presto.